Pace e bene, fratelli e sorelle, in questo caldo del mese di agosto, in cui noi ci assoliamo, ci esponiamo facilmente al sole che ci riscalda, ma ci esponiamo anche al fresco, lì dove c'è il venticello. Se al caldo gli diamo la forza della parola del Signore, al vento gli diamo anche il significato del soffio dello Spirito. Siamo in questa estate, ma non andiamo in vacanza Gesù. Non mandiamo in vacanza il servizio e l'amore, tutt'altro. Noi vogliamo andare in vacanza con Gesù per amare e per servire. E siamo accompagnati sempre o illuminati dal Maestro Gesù, il quale dice ai suoi discepoli una parola molto forte, presa dall'Evangelista Luca, siamo al capitolo 12, il versetto 49-53, e Gesù dice: sono venuto a portare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso il fuoco sulla terra. Beh, ci liberi il Signore dal fuoco delle campagne. Fino ad oggi, grazie a Dio, nei dintorni siamo stati liberati, e che i cuori degli uomini veramente si infiammino dell'amore del Signore, nel rispetto della realtà del creato, per lodare e magnificare il Signore. Ma il fuoco che porta Gesù sulla terra è il fuoco dello Spirito, è il fuoco dell'amore, e come vorrebbe che già fosse acceso questo fuoco di amore, ardere, bruciare di amore per Dio, di amore per le realtà create, di amore soprattutto per i fratelli. Questo diceva: andare in vacanza, e non mandiamo in vacanza Gesù, non mandiamo in vacanza l'amore e il servizio, come vorrei che fosse già acceso questo fuoco che porta Gesù, un fuoco d'amore. L'incontro con Cristo Gesù ti infiamma, ti trasfigura, toglie le scorie da te, che è il peccato, che è il male, le insidie, e ti dà trasparenza divina, figliolanza divina. E poi continua ancora Gesù, impegnativa questa parola di nostro Signore Gesù: ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Fuoco e battesimo. Qual è questo lavacro spirituale, questa rigenerazione? Anche Gesù, l'umanità assunta da lui, viene confermata dallo Spirito nel battesimo al fiume Giordano, e viene indicato come il Messia, come il Messia. E continua per le strade del mondo nostro Signore Gesù a far sì che questo battesimo nello Spirito, rigenerando noi, possiamo essere visibilità del fuoco d'amore del Signore, possiamo essere veri discepoli del Signore. E si pone nostro Signore Gesù come pietra di inciampo. Scandalo, la pietra scartata dai costruttori poi è diventata pietra d'angolo, pietra di riferimento. E dinanzi alla proposta del Cristo nella libertà di ciascuno di noi c'è una risposta: la risposta del sì oppure la risposta del no. Oh, come attende Gesù sempre il nostro sì. Sei tu il sole di giustizia, di amore, di carità, di solidarietà. In te, o Signore Gesù, c'è salvezza. Solo in te, o Signore Gesù, c'è salvezza. E quanti uomini di buona volontà nel mondo, scolpiti e scalfiti dall'amore di Dio, operano sempre il bene. Ma se il Signore si pone come punto di riferimento, che all'interno delle nostre relazioni, in confronto a Cristo, possono esserci delle divisioni, e lo dice Gesù stesso, lo dice: pensate che sia venuto a portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Come Gesù, principe della pace, viene a portare la divisione. Lui dà la pace, ma la risposta nei confronti di Cristo può sortire una divisione, una lacerazione, perché ci saranno coloro che diranno di sì al Signore Gesù e vogliono la sequela, vogliono essere discepoli di nostro Signore Gesù e seguirlo sino alla croce, una croce di redenzione e di salvezza. Ma ci sono di coloro che dicono di no, per cui nell'ambito della stessa famiglia, dello stesso nucleo
familiare, del gruppo, dell'umanità, della società, ci sono coloro che ti dicono di sì e dicono di sì a Gesù e ci sono coloro che dicono di no. E infatti Gesù ci dice, d'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Ma non è che ama la divisione nostro Signore Gesù. È la risposta, lo ripeto, nei confronti del messaggio evangelico, della persona di Cristo. La nostra risposta è che si diversifica. Allora dobbiamo sapere avere molto discernimento, sapere leggere i cosiddetti segni dei tempi, lasciarci colpire da questi segni dei tempi, dove è il linguaggio di Dio nei nostri confronti per dare la nostra adesione. E non tante volte il rifiuto, tante volte il dito puntato, la condanna. Ma leggiamo quello che sta avvenendo oggi. Quanta è lacerazione anche nel mondo per il mancato rispetto nei confronti dei diritti umani. Forse alcuni diranno si fa bene facendo in questo modo, altri diranno nel nome del Signore l'uomo, la persona umana va rispettata nei suoi inviolabili diritti, anche della stessa espressione religiosa, quella che sta avvenendo nelle piazze dell'Egitto, in altre parti del mondo, si accende un fuoco di divisione, di lacerazione, anziché di rispetto. Questa parola del Signore che cade nel caldo di questa estate e nella leggera ebbrezza che cerchiamo anche lì dove c'è il caldo, ci rassicuri sempre, se noi siamo in ascolto del suo passaggio. Per cui, ecco, vogliamo dare sempre la lode a Dio Padre, che in Cristo suo Figlio, ancora una volta e sempre, per amore, Lui si pone in mezzo a noi come fuoco d'amore, si pone in mezzo a noi sollecitandoci e invitandoci al battesimo dello Spirito e nello Spirito. E per Lui, a Dio Padre, sempre si innalza la nostra lode e la nostra gloria al Signore, che si manifesta nel rispetto di quella che è l'immagine, l'icona di Dio in mezzo all'umanità, dinanzi a noi, che è il fratello. E per Lui, e a Lui amiamolo e serviamolo questo fratello, soprattutto il più bisognoso. E da questa casa di accoglienza, il fraterno saluto, di pace e bene a tutti voi. E buone vacanze, buon riposo nel Signore, veramente, sotto questo sguardo luminoso del raggio d'amore di Dio. Pace e bene.